È stato domato con fatica ieri l'incendio che ha coinvolto la ditta SEV a Povegliano di Villafranca e la nube scaturita ha portato conseguenze su 100.000 persone nei comuni limitrofi. È seguito l'invito dei sindaci di Povegliano e Villafranca a rimanere a casa con finestre chiuse, ma i primi dati che arrivano dall'ARPAF sembrano confortanti. È un fatto però non nuovo nella nostra provincia negli ultimi mesi. Francamente la conoscenza è ancora estremamente limitata. Per quello che si sa, era un'area in cui si stoccavano dei rifiuti speciali, per cui anche di varia natura, comprese le plastiche, e questo incendio qua sicuramente scatenerà delle emissioni sicuramente non piacevoli, insomma, ecco. So che ARPAV sta comunque già monitorando la qualità dell'aria in tutta l'area, per cui speriamo, insomma, assolutamente che sia contenuto. Certo che preoccupa di più il fatto che questi incendi si ripetano con un'allarmante frequenza, ecco, questo è il vero dubbio, insomma, il fatto che purtroppo ce ne siano troppi di questi incendi, vuoi dolosi, vuoi di che natura, però di fatto la cosa preoccupa. Oggi Legambiente ha presentato il dossier Malaria Veneto, rapporto sull'inquinamento atmosferico nel territorio regionale veronese. Nella nostra città e nelle altre della regione la situazione è ancora pesante, con gravi problemi per la salute. Verona ha sfiorato i limiti per 73 giorni nel 2017 e 23 da inizio anno. Tutto nasce da un problema di mancato coordinamento a livello regionale e provinciale. Purtroppo nel Veneto l'accordo di programma è rimasto solamente sulla carta, nessuno ha mai adottato misure significative, soprattutto non c'è stato alcun coordinamento tra i comuni, tra la regione e con le province, per cui ognuno è andato per la propria strada senza un coordinamento, e questo di fatto in realtà ha dimostrato che è assolutamente risultato inefficace, tant'è che la situazione del 2014, 2015, 2016, compresa quella del 2017, ma anche i primi tre mesi di quest'anno, insomma, il trend è sempre uguale. Insomma. Per corrispondere all'accordo di programma, cosa c'è da fare ancora? Ma intanto mettere mano all'accordo di programma, quindi rivedere anche un po' gli agglomerati urbani che l'accordo di programma prende in considerazione sono quelli sopra i 30.000 abitanti. Se noi guardiamo le province di Verona, ma anche di Venezia, di Padova, di tutto il Veneto, sappiamo che c'è una continuità tra un comune e l'altro, quindi gli agglomerati urbani in realtà sono molto più grandi a livello di qualità dell'aria, insomma, di produzione, di particolato. Poi sul locale sicuramente c'è da mettere mano ai piani della mobilità pubblica, quindi finanziare il trasporto pubblico urbano, mettere mano ai piani del verde, quindi potenziare sicuramente le aree verdi, anche qui a Verona speriamo che questa sia la linea. E mettere mano agli edifici, quindi a livello nazionale, porre sostanziosi finanziamenti rispetto alla riqualificazione degli edifici già esistenti. Le azioni sono molte, partono anche dalla consapevolezza di ogni cittadino di utilizzare la bicicletta, il mezzo pubblico rispetto all'auto, al veicolo privato.